Qui arriveremo a oltre 2.000 vaccini al giorno. Al centro ospedaliero di Milano, al COM di Milano, ne stiamo realizzando circa 1.300 al giorno. Questo è un drive-thru che racconta di un lavoro congiunto fra il Comune, la Regione, il suo sistema sanitario, le forze dell'ordine, la protezione civile e l'esercito. C'è un'organizzazione perfetta, vieni assistita, assolutamente direi che è andata bene. Sì, un po' di emozione c'era e comunque sono contenta di averlo fatto. Voi vedete operare rappresentanti di istituzioni diverse, dalla difesa con le forze armate, alla regione, al comune di Milano, alla protezione civile, agli operatori sanitari, ai volontari, alla Croce Rossa. Ecco la sinergia, la collaborazione tra diverse realtà che insieme cooperano per dare un servizio ai cittadini nella lotta che la nostra comunità nazionale sta combattendo contro la pandemia. Quello che questa mattina stiamo visitando è uno dei punti in cui le Forze Armate stanno svolgendo con impegno il proprio lavoro in questa fase della battaglia che stiamo combattendo. E qui arriveremo a oltre 2.000 vaccini al giorno. Al centro ospedaliero di Milano, al COM di Milano, ne stiamo realizzando circa 1.300 al giorno. Oggi siamo a un ulteriore step di impegno, un ulteriore salto di qualità del nostro sforzo, e le Forze Armate stanno dando un contributo essenziale. Anche la nomina del generale Figliuolo come nuovo commissario per la lotta alla pandemia dà il senso di un impegno, di uno sforzo, di un lavoro che le Forze Armate con la loro specificità militare possono dare al Paese nella lotta alla pandemia. Credo che oggi sia una giornata importante perché è una delle tante giornate che passa attraverso il tentativo, la battaglia che stiamo combattendo per sconfiggere questo virus, e la realizzazione di questi centri vaccinali sono assolutamente fondamentali. Credo che quindi sia una giornata importante e mi auguro che ci si possa vedere la prossima volta, essendo arrivati alla conclusione di quella battaglia che è fondamentale per la nostra città, per il nostro regione, per il nostro paese. Insieme al governatore porto i saluti di una terra molto colpita in tutte le sue province, e qui oggi abbiamo il compito di guardare al futuro con quella operosa determinazione che è nel nostro DNA. Questo è un drive-thru che racconta di un lavoro congiunto fra il Comune, la Regione, il suo sistema sanitario, le forze dell'ordine, la protezione civile e l'esercito. Ringrazio l'esercito italiano, ringrazio lei, signor Ministro, che oggi torna qui a Trenno per confermare l'impegno da parte del suo Ministero, dei suoi uomini e delle sue donne, che qui non è mai venuto meno. Qui oggi vediamo anche tanti insegnanti che si sottopongono al vaccino, e significa dare un orizzonte di ripresa alle nostre imprese, ai nostri artigiani, alle nostre attività economiche, culturali e sociali, perché la salute del nostro paese è anche la salute di tutti coloro che qua possono aiutarci a tornare a essere il paese che vogliamo. Sei appena vaccinata, come è andata? Direi benissimo, c'è un'organizzazione perfetta, vieni assistita, assolutamente direi che è andata bene. Hai dovuto aspettare molto fuori? No, un 40 minuti tra l'arrivo e il fare il vaccino. E cosa ci dici? Emozionata? Fatto male? Com'è andata? No, male direi assolutamente no. Sì, un po' di emozione c'era e comunque sono contenta di averlo fatto. E adesso sei all'ultimo step, quindi attesa di 15 minuti, vediamo che vada tutto bene. Vada tutto bene e poi si può tornare a casa.
Ti hanno già detto quando sarà la prossima iniezione? I primi di giugno. Voglio ringraziare tutti gli operatori della sanità lombarda e nazionale per il lavoro egregio importante che stanno facendo, così come tutte le istituzioni per lo sforzo che stanno mettendo in campo. E la difesa e le forze armate sono pronte e continueranno ad operare in tal senso.